cosa mostra Homo Marescus avevo spiegato più o meno cosa avevo fatto come artigiano e come pensatore di figura, raccontando cosa io faccio, penso prima di fare. E praticamente ho messo a nudo quello che io intendo di figura quando la plasmo, quando la penso. Io ho scelto una mia prima figura dove io spiegavo la frazione e soprattutto la sezione, e che in realtà ci sono diverse fasi in un pensiero, quello che nasce come scintilla, quello che viene germinato e l'altro che viene sviluppato. E poi viene mostrato. Ecco, in questo piccolo spazio, nel 2017, il castello a Piacenza, ho la presenza di un pugno di persone. Ho presentato la mia opera. Ecco, come dicevo, c'erano i pensieri di una vita su un equilibrio di una figura, sulla bellezza possibile che non è, che chiede uno sforzo a colui che guarda di non vedere forse la bellezza, quella visiva, ma di sforzarsi di cercare attraverso il mio sforzo la bellezza di un pensiero, di una possibile bellezza che ha attraversato il tempo, l'ha attraversata dal rinascimento e oltretutto passando da Fidia, e come nel termine vir tempori acti, le virtù dell'uomo che attraversano il tempo. Alcuni mi hanno fermato e detto: ah, sai, c'è un po' di vilt, sì, ma c'è anche il pollaiuolo, c'è tutto. Non mi fermerei su questo, ma sull'idea di poter andare oltre la possibile figurazione e la trasfigurazione e spiegare allo spettatore perché la figura deve essere frazionata, perché l'equilibrio sta nei sette settimi, perché sono tutte domande che uno si potrebbe porre, cioè qual è questa necessità che porta alla bellezza e quindi all'equilibrio, di arrivare a stare precisamente in questa posizione, in questa equazione, in questa unità di misura. Ci ho pensato spesso e nel filmato l'altro
quello di cui è stato registrato il 2017, in cui spiegavo solo cosa avevo fatto, ma no perché l'avevo fatto. Spiegavo che c'è una necessità, ma c'è anche nel mentre lavorare è uscito la possibilità di andare oltre, oltre, come il concetto di modernità. È indubbio che è allettante poter andare oltre e essere moderni, perché l'opera d'arte deve essere moderna. Ed è sempre stata moderna in tutti i periodi storici. L'artista sommo, come non so, potremmo parlare di Pietro della Francesca, è stato moderno, è stato innovatore, è stato in questo caso sommo artigiano e virtù di superare quello che si era visto prima, questi busti allargati ma trattenuti, immobili, pensosi, in uno stato di senza tempo, figure bloccate e contornate.